libro, ma non si rese conto che era lei la protagonista di quel libro. Ma ben presto gli avvenimenti iniziarono ad accadere uno dopo l'altro e lei non era ancora ignara di quello che le sarebbe successo di qui a breve. Non aveva la minima idea delle paure che avrebbe affrontato, delle insidie e di tutti gli avvenimenti che si susseguirono da qui in avanti. Questa è la storia che si ripete perché tante persone sono scomparse. Lei non aveva voluto credere, però ben presto si renderà conto di avere sbagliato ad appropriarsi di quel libro. Eccoci qua, mi sono portata a casa il libro, adesso voglio proprio leggerlo. Infatti saranno tutte cavolate quelle che dicono la gente che sparisce. Non posso crederci a queste baggianate. Io adesso lo devo leggere perché adesso mi è entrata una curiosità in testa che nessuno ha idea. In questa terra lontana regnava la pace e la tranquillità. Era una terra dispersa nel mondo dove tutto ebbe inizio. Eravamo felici, la gente sua principessa che si trovava in un meraviglioso castello in mezzo alle montagne. Questo castello era immenso, meraviglioso, era dove regnava questa fantastica principessa dagli occhi verdi, molto gentile con tutti, regnava l'armonia. Però qualcosa arrivò da lontano, qualcosa di malefico che sconvolse gli animi di questa cittadina. Il male si impossessò del villaggio, della gente. La gente era diventata cattiva, si respirava un'aria di terrore, tristezza e disperazione. Però ci voleva qualcosa. Un eletto che arrivava da altre dimensioni, un eletto prescelto che il destino aveva preso. La principessa triste non sapeva come mettersi in contatto con l'eletto, ci provava con la forza del pensiero, non sapeva cosa fare e quindi la situazione degenerava sempre di più. I boschi, gli alberi, tutto quanto andava in fumo. Le fiamme avvolsero la maggior parte dei raccolti, tutto quanto stava andando in fumo per questa sciagura che si era presentata su questo villaggio e quindi la principessa era molto disperata, doveva cercare il modo per arrivare all'eletto che gli salvasse la vita a tutti quanti. La principessa non sapeva più cosa fare, doveva far dire all'eletto quella frase, la doveva far dire, ma l'eletto non era abbastanza connesso spiritualmente e quindi lei implorava sempre, fino a che quando la sua vita fu quasi in pericolo, ma lei continuava a implorare, ti prego. Ma allora sono io l'eletto, sono io. E qual è la domanda? Qual è la domanda?
devo fare? Che cosa devo fare? Salvaci! Chi ha parlato? Ho sentito una voce. Chi ha detto salvaci? Mio Dio! Era la principessa. Abbiamo stabilito una connessione spirituale. Quindi io la sento. Forse è il caso che io smetta di leggere questo libro. E se dovessi sparire anch'io, cosa ne sarà? Cosa ne sarà di me, della mia famiglia, dei miei studi, di tutto quanto? Che ne sarà? Adesso non so più cosa fare. Quella voce, mio Dio, quella voce, questa ragazza. L'ho pure vista nella mia immaginazione, quella ragazza, quella principessa, sta davvero male. Io li devo aiutare, e se dopo non riuscisce a tornare, indietro, sicuramente è una missione da compiere, ma una missione che non so che missione sia. Forse non riesco. Mi devo concentrare. O devo continuare a leggere. Quindi, questa è la mia storia. Questa è la storia di ognuno che legge questo libro, che si immedesima in questa persona, che poi entra nel libro e va a vivere questa storia. Io mi sto immedesimando in lei. La sto vivendo. Mio Dio, ha veramente bisogno di me. Questo salvaci, questa voce tremante e triste. Il villaggio è andato a fuoco. La sciagura è una sciagura terribile. Prima regnava la pace e adesso tutto sta cambiando. Sta cambiando la storia, ma la storia non è mai stata cambiata. Forse dovrei andare a dare una mano, ma come faccio? Devo concentrarmi di più e leggere più profondamente questo libro. Però io ho paura. Io non posso lasciare tutto. Ho un esame di laurea da fare, ho tante relazioni da fare. Io non posso lasciare questo libro, non posso. Una domanda. Fatti sentire ancora. Ti prego, fatti sentire. Mi devo concentrare. Deve farsi sentire, devo sapere. Salvaci. Ma perché salvaci? Perché? Cos'è successo? Chiami in pericolo. Ti prego, salvaci. Oddio. Ancora quella voce. Mio Dio. Sta tremando tutto. Oddio, ma che sta succedendo? Oddio, sto per essere succhiata. Non voglio. Aiuto.